Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, da registrare purtroppo un ennesimo incidente mortale avvenuto ieri sera a Tortoreto. Travolto e ucciso sul lungomare mentre viaggiava a bordo di un motorino, un uomo di nazionalità cubana, residente a Martinsicuro, nella serata di ieri è morto a Tortoreto sul lungomare Sirena, nel tratto di strada compreso tra gli stabilimenti balneari L'Oasi e il Garden. L'uomo, che viaggiava su un ciclomotore, è stato sbalzato da una vettura in sosta. L'incidente mortale si è verificato poco dopo le 21:30. Sulle cause dell'impatto mortale sta ora indagando la polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno prestato soccorso. Ancora cronaca e caccia al ladro sul web. La notte scorsa, in un quartiere di Casoli di Atri, i ladri hanno assaltato alcune abitazioni nel vano tentativo di entrare, poi sono fuggiti. Hanno sfondato le porte usando un piede di porco e hanno aperto anche il portone cacciando il blocchetto di ottone dalla serratura. La vittima di uno dei furti non ci ha pensato due volte a voler tutelare il suo quartiere e per farlo ha scelto un mezzo molto veloce, il web. Si è servito infatti del suo profilo Facebook, dove ha pubblicato le immagini del furto facendo delle inquadrature di serratura e porta sventrata, e poi ha allertato la popolazione diramando informazioni utili per individuare auto o volti sospetti. Va ricordata inoltre la recente raffica di furti a Borgo Santa Maria e Pineto e nel quartiere dei Fiori. Il problema più grande è che le vittime dei furti, specie se piccoli, oramai non sporgono neanche più denuncia. Il comandante della stazione dei carabinieri di Pineto, Gianni Mincone, ha più volte affermato che bisogna non solo denunciare, ma anche segnalare situazioni anomale. Ha spiegato inoltre che solo così si potranno mettere in campo azioni mirate di controllo che servono a prevenire e combattere il dilagante fenomeno dei furti negli appartamenti. Rimaniamo ad Atri, ma questa volta per la politica, perché ieri c'è stata una grande festa in Piazza Duomo da parte della lista Atri la nuova sfida, vittoriosa alle ultime elezioni amministrative che hanno visto la riconferma del sindaco uscente Gabriele Astolfi. Vediamo. Il maltempo non ha fermato la grande festa organizzata in Piazza Duomo ad Atri dopo la vittoria della lista Atri la nuova sfida alle ultime elezioni amministrative. Ha infatti stravinto la tornata elettorale per una percentuale del 49,29% e ottenendo ben 11 seggi nel nuovo consiglio comunale. 3.514 voti, quindi, che hanno visto la vittoria e la riconferma del sindaco uscente Gabriele Astolfi, il quale al nostro microfono non ha nascosto la soddisfazione, ringraziando tutti quelli che lo hanno sostenuto. Ma intanto devo ringraziare tutta la città di Atria, cioè tutti coloro che mi hanno sostenuto i miei ragazzi e le mie ragazze. È un grande onore tornare ad essere per il secondo quinquennio il sindaco di questa bellissima città, una vittoria splendida, probabilmente frutto in parte della continuità che noi abbiamo più volte detto in campagna elettorale, e in parte voglio sperarlo anche di un modo comunque corretto di gestire la cosa pubblica, anche con le mille difficoltà che abbiamo attraversato, anche con gli errori che abbiamo commesso. Io l'ho sempre detto, continuerò a ripeterlo sempre, speriamo di commetterne meno. E di avere qualche risorsa in più. Atri merita una buona amministrazione e credo che questo noi lo abbiamo dimostrato, se non altro l'hanno dimostrato i cittadini ridandoci, riconfermandoci la fiducia. Abbia bisogno di una maggiore attenzione da parte degli enti sovraccomunali a risolvere alcune questioni che purtroppo attanagliano tutti i comuni, Atri compreso. La priorità è senz'altro il lavoro e il sostegno alle famiglie che sono in difficoltà. Viviamo un periodo molto particolare, una profonda crisi occupazionale e anche generazionale, oserei dire. Il Comune deve essere vicino ai propri cittadini. Tra i primissimi impegni che avremo nei prossimi giorni sarà senz'altro queste sono le priorità. E poi allargare un po' le vedute, allargare le vedute, allargare i confini della nostra splendida città, utilizzare Atri per le bellezze che ha, per la storia, per la cultura, a livello turistico e non solo, promozione enogastronomica e quant'altro, e allargare le vedute alle città limitrofe, costiere, per far sì che i servizi possano continuare ad essere erogati con questo livello di eccellenza. Questo è molto importante, noi siamo per l'allargamento dei servizi, per l'unione dei comuni, in un futuro che chiaramente non è imminente, siamo anche per l'unione dei comuni, lo abbiamo già detto, credo che la risposta dei cittadini sia stata molto positiva. Proprio nei giorni scorsi è apparsa sul quotidiano Il Centro la notizia che il primo cittadino
cittadino, avrebbe fatto il nome di uno dei tanti assessori che andranno a formare la nuova giunta comunale ad Atri. Astolfi ha commentato così, sempre al nostro microfono, la notizia. Come ho sempre detto, noi non abbiamo parlato di assessorati. Abbiamo però, ho detto più volte, l'ho ripetuto anche in precedenza, che noi continueremo ad amministrare nel segno della continuità. E quindi mi sembra giusto, visto anche il grande risultato elettorale che molti degli ex assessori hanno ottenuto, che si continui su quella strada. Quindi io credo che gli ex assessori, tra virgolette, gli assessori uscenti, saranno riconfermati, ci sarà la presenza almeno di una donna in giunta. Vedremo anche poi di modificare lo statuto per far sì che possa esserci anche il Presidente del Consiglio, una figura solo istituzionale molto importante all'interno del Consiglio Comunale. Direi che Pier Giorgio Ferretti, non me ne vogliano gli altri, ha ottenuto per la seconda volta un risultato eccezionale, quindi direi che sulla riconferma, ma io direi anche l'assessore italiano, insomma, vice sindaco Fericione, l'assessore Marcone, insomma questi saranno sicuramente riconfermati, mi sembra anche giusto visto che sono stati quelli che hanno ottenuto un maggior risultato. E poi ci sono le donne che hanno ottenuto veramente, faccio i complimenti alle donne, ma hanno ottenuto un risultato straordinario, oserei dire. Adesso ci stiamo confrontando, ma ritengo che la squadra sia fatta veramente da persone preparate, in gamba e soprattutto molto intelligenti, oltre che amici, per cui troveremo la quadra in pochissimi giorni e credo che già fine prossima settimana si possa fare il consiglio comunale di insediamento. Il primo cittadino ha poi rivolto un invito a tutti a visitare sempre più numerosi la città ducale e i suoi bei monumenti. Invito tutti i cittadini, ma proprio tutti i cittadini di Atri e non solo i cittadini di Atri, a visitare la Piazza Duomo. Oggi noi festeggiamo insieme alla cittadinanza questa splendida vittoria che spero e sono convinto lo sia soprattutto per la città di Atri. Insomma, spenti ora i riflettori dei festeggiamenti e smaltiti, come dire, i tanti panini con la porchetta, il primo cittadino è pronto a sedersi di nuovo sulla poltrona di sindaco a Palazzo Ducale, in attesa di formare la nuova giunta che amministrerà la città per i prossimi 4 anni. L'unione fa la forza, dice un vecchio detto, ed è solo restando uniti e lavorando tutti insieme che si possono affrontare problemi e sfide. Ancora ad Atri, questa volta in tema di ambiente, martedì 5 giugno, quindi proprio domani, si terrà dalle 17 alle 20 nel centro visite Oasi WWF dei Calanchi il laboratorio di cosmesi naturale, che ha un duplice obiettivo, quello di innovare e tramandare. Il laboratorio si propone di insegnare ai partecipanti le tecniche per realizzare prodotti cosmetici di uso quotidiano, come dentifrici e maschere di bellezza con ingredienti naturali che si rifanno alle ricette della tradizione. Anticamente, infatti, Atri era famosa nel Regno di Napoli come provincia in cui si fabbricava il sapone. Risale infatti al 1816 la citazione del sapone di Atri. Ed ora in campo sociale andiamo a Silvi, perché in mattinata si è svolta l'inaugurazione del gruppo appartamento per i minori. La struttura, situata in via Marziale nella frazione di Santo Stefano di fianco alla chiesa, è un complesso a ciclo residenziale di carattere comunitario rivolta ai minori che necessitano infatti di essere temporaneamente allontanati dal nucleo familiare. L'iniziativa è stata realizzata grazie ad una convenzione tra il Comune di Silvi e la cooperativa sociale La Mongolfiera. All'inaugurazione erano presenti l'assessore alle politiche sociali di Silvi Fabrizio Valloscura, l'assessore alle politiche sociali di Teramo Giorgio D'Ignazio e il rappresentante della cooperativa La Mongolfiera Flaminia Fava. A Pineto invece c'è stato uno scontro verbale acceso tra il sindaco Luciano Monticelli e l'assessore alla viabilità della provincia Elicio Romandini. Doveva essere un incontro tra comune e cittadini sul problema del dissesto della provinciale 28 Atri Pineto e sullo stato dei lavori del torrente Calvano. Si è trasformato invece in un muro contro muro istituzionale che ha sbalordito anche gli stessi residenti del quartiere di Borgo Santa Maria, invitati a partecipare all'incontro che si è concluso con l'occupazione simbolica della strada da parte del sindaco. Teatro del confronto, il bar Rifas proprio sulla provinciale. Tra i due sono volate parole grosse che si sono attenuate con le prime promesse. Si è assistito insomma ad un rimpallo di responsabilità senza fine. Sembrava che sul banco degli imputati ci fosse un unico colpevole, ovvero la burocrazia italiana. E l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo ha voluto consegnare nei giorni scorsi un riconoscimento all'Istituto Agrario di Scerni per la qualità e la quantità dei prodotti. Vediamo.
Una splendida affermazione è stata quella dell'Istituto Tecnico Agrario di Scerni al 12° concorso enologico Bacco e Minerva, al quale hanno partecipato le scuole agrarie di tutta Italia. Il concorso, bandito dal MIUR, si è svolto presso l'Istituto Tecnico Agrario Abele Damiani di Marsala nei giorni scorsi. Una commissione di esperti ha giudicato i vini presentati dalle scuole raggruppati in diverse categorie: vini liquorosi, distillati e spumanti. Inoltre, l'assessore regionale all'agricoltura Mauro Febbo, a Pescara, presso il Palazzo del Consiglio regionale, ha voluto rendere omaggio all'Istituto di Scerni e ai suoi ragazzi. L'agrario di Scerni, ha sottolineato l'assessore Febbo, è insieme a quello di Alanno uno dei due istituti regionali di cui possiamo vantare la professionalità e l'alta formazione per il futuro della nostra agricoltura. Ma un istituto che io personalmente conosco bene, perché l'ho seguito da quando ero presidente della provincia. Abbiamo fatto degli investimenti importanti perché crediamo che questi istituti vadano difesi, perché danno soprattutto ai giovani uno sbocco di lavoro. Ecco perché gli siamo particolarmente vicini, conosciamo la produzione vitivinicola, ma non solo vitivinicola, che si svolge all'interno dell'istituto. Sul vino l'istituto Ridolfi ha avuto sempre delle eccellenze e oggi ha avuto questo riconoscimento che credo possa testimoniare che il vino prodotto da quei ragazzi e dai loro professori sia un vino degno delle migliori cantine. Il grande risultato ottenuto quindi dovrà costituire una grande e rinunciabile occasione, proiettare all'attenzione nazionale la scuola, il settore vitivinicolo abruzzese e il suo territorio attraverso l'incontro e lo scambio di esperienze. Assolutamente sì, e siccome ci teniamo a questo istituto, ci teniamo a far bella figura, vorremmo ospitare il prossimo anno noi questa premiazione, lavoreremo per poterlo ottenere e siamo certi di poter fare anche in quel caso bella figura. E tornando a Pineto, parliamo di un'altra iniziativa di carattere ambientale, un ambizioso progetto che colleghi con un tracciato ciclopedonale l'intera vallata del Vomano. E quanto sta studiando l'Università di Pescara e Chieti la D'Annunzio per coronare quello che da sempre rappresenta il sogno dell'amministrazione comunale di Pineto, guidata da Luciano Monticelli. Al lavoro è il professor Domenico Potenza del Dipartimento Architettura del prestigioso Ateneo, che di concerto con Palazzo di Città, in accordo con tutti i sindaci della vallata, sta elaborando un progetto che miri a collegare tutte le zone che ad oggi non sono ancora dotate di una pista di tale genere. E sono 144 gli alunni delle scuole della provincia di Teramo che hanno partecipato al progetto di educazione alla legalità e che sono stati ascoltati e accolti in questura stamane per ritirare i premi e conoscere meglio il lavoro dei poliziotti. Fra gli alunni premiati anche quelli della quarta A e della quarta B dell'Istituto di Istruzione Superiore Adone Zoli di Atri. Per la quarta A i premi sono andati a Marta Pettanice, Germana Della Sciucca e Virginia Ferretti, e per la quarta B invece Alessia Rocini, Elisabetta Di Crescenzo, Sara Centorame e Francesca Carletti dell'Istituto di Istruzione Superiore Adone Zoli di Atri. E anche le ragazze della classe terza A dell'Istituto Comprensivo di Atri con Aurora Della Sciucca e Pierpaolo Piscella. Davvero tanti complimenti anche da parte della nostra redazione. Ed ora spazio alla cultura con la musica. Infatti è andato alla banda militare dell'Ucraina il premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica del 14° Festival Internazionale delle Bande Musicali di Giulianova, un riconoscimento che ha premiato la preparazione musicale del gruppo e la prestazione del corpo di ballo composto da danzatrici e ballerini professionisti. La banda si è presentata al festival con un repertorio di melodie nazionali e le tradizioni ucraine combinate all'arte moderna. Il trofeo Città di Giulianova in argento per il secondo posto, offerto dal maestro Orafo Valentini, è andato invece all'orchestra dell'Università di Mineralogia e Metallurgia di Cracovia in Polonia, un gruppo di 50 elementi quindi, che hanno raccolto il plauso della giuria tecnica presieduta dal direttore d'orchestra Carmine Carrisi per il rigore delle esecuzioni. Il premio stampa della Federazione Nazionale Stampa Italiana in memoria di Giovanni Verna è andato invece alla fanfara Armonia Taverneveni della Romania, mentre la targa dell'amicizia in ricordo di Mario Santarelli, altro collega della sede RAI abruzzese, è andata alle Majorette dell'Ungheria, premiato come miglior gruppo. Il premio della giuria popolare è stato assegnato all'Ungheria di De Becklen. Nello stesso gruppo è stata invece scelta la Miss Festival, la graziosa Elec Dorina, incoronata con la fascia ricamata a mano.
Infine le bande ungheresi Papa Vorus e poi grande emozione in chiusura di festival per il Giro Tondo della Pace, cui hanno partecipato i componenti di tutte le bande. Il premio della stampa in ricordo di Giovanni Verna e il premio all'amicizia in ricordo di Mario Santarelli sono stati ritirati dal direttore della sede RAI abruzzese Mauro Trapani. E vi ricordo in chiusura l'ultima puntata del nostro settimanale, l'approfondimento curato dalla testata giornalistica Teleatri Notizie, in onda domenica a partire dalle 21.30. Vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Una lieta giornata a tutti voi, amici di ilmeteo.it, da parte di Simone Soldan. Ecco le previsioni per martedì 4 giugno. L'Italia è interessata da infiltrazioni fresche dai quadranti nord-orientali che causano precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al centro e in parte anche al sud. Entriamo, come di consueto, nel dettaglio. Al nord i cieli si presentano per la maggior parte nuvolosi, con piogge anche moderate sul Piemonte occidentale, specie cuneese su Liguria di Ponente. Rimangono soleggiate le Alpi e le Prealpi tutte. Al centro, molte nube ovunque, con piogge diffuse sulla Sardegna, piovaschi su Marche e localmente sulla Toscana, piogge temporali invece sul Lazio e verso gli Appennini centro-meridionali. Nelle regioni meridionali il tempo è molto instabile, con piogge diffuse sulla Campania e anche con qualche breve temporale nel pomeriggio. Piovaschi sparsi sul resto delle regioni, ma alternati anche a schiarite. Rimane sempre ampiamente soleggiata la Sicilia, che non risentirà degli effetti di queste infiltrazioni fresche. Ben ritrovati, ma soprattutto buona giornata. Buona giornata con le previsioni dedicate a martedì 4 giugno, la luna in Ariete. Oggi c'è un cambio della guardia importantissimo perché Venere transita in Cancro. È una Venere non proprio diciamo particolarmente forte, ma è molto positiva per i nati sotto il segno del Cancro, per lo Scorpione e per i Pesci. Per cui oggi il Venere in questo segno entra in questo segno e influenza anche i restanti segni. Ariete, giornatina questa dove vi sentirete un po' presi in giro. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che vi sembrerà che qualcuno vi stia giocando uno scherzo da prete, come si suol dire. Attenzione. Toro, Venere transita nel segno del Cancro, fa svegliare il Toro. Il Toro ritorna a ricordare delle cose, il Toro torna a riflettere su cose passate, attuali e anche future, per cui siete emotivamente in questa giornata di martedì 4 giugno molto in fase riflessiva. Gemelli, allora si comincia a diradare questa grande assemblea di pianeti del vostro segno, per cui Venere transita in Cancro, vi sentite meno euforici, più tranquilli in questa giornata di martedì 4 giugno e anche più capaci di riprendere quel piglio, quella capacità cinica tipica dei gemelli. Cancro, come vi ho già annunciato, oggi Venere entra nel vostro segno. Sappiamo che Venere è un pianeta della piccola fortuna, per cui andrà a sistemare alcune cose, andrà ad aiutarvi in alcuni ambiti, farete delle cose, farete delle scelte, dei piccoli investimenti per migliorare e perché no anche mettere o ovattare la vostra vita. Insomma, ci sono delle belle situazioni in questa giornata. Ed ora passiamo invece al segno del Leone. Attenzione, miei cari, purtroppo siete molto invidiati per mille motivi, veri, non veri, ed ora, proprio in questa giornata di martedì 4 giugno, è opportuno essere discreti e molto semplici in questa giornata. Siate voi stessi. Vergine, la Venere che entra in Cancro vi sostiene in ambito lavorativo, potrebbe regalarvi un'opportunità in questa giornata di martedì 4 giugno e di conseguenza sfruttate questo periodo molto buono economicamente.
Bilancia, giornata serena in linea generale. Se avete una relazione con Acquario, Pesci e, perché no, Ariete, suggeriamo un pizzico di comprensione nei confronti di questi tre segni. Ve lo ricordo, Acquario, Pesci, soprattutto, siate comprensivi. E l'Ariete anche. Ed ora passiamo invece al segno dello Scorpione. Non date credito, troppo credito, a ciò che vi verrà detto. Prima di agire in relazione a ciò che vi è stato detto, accertatevi che le cose che vi sono state raccontate siano vere. Sagittario. Venere oggi è transitato ovviamente in Cancro, alleggerisce un po' quel confronto con i pianeti in gemelli, vi sentite meno osteggiati, meno oppressi, per cui è una giornata che anche voi vivrete come i gemelli in leggerezza, proprio perché non vi è questa sorta di scontro energetico. Capricorno, fate attenzione al Toro, fate attenzione all'Acquario, fate attenzione ai Pesci, perché potrebbero questi tre segni involontariamente oppure volontariamente crearvi qualche problema, ok? Attenzione, per cui valutate bene prima di agire nei confronti di persone che hanno questi segni. Acquario, le stelle vi ricordano che in questa settimana dovete impegnarvi molto se poi vorrete in più avanti fare delle vacanze fatte bene, per cui cominciate a progettare, cominciate a risparmiare, cominciate da oggi a proiettare i vostri prossimi giorni futuri e per cui dovete darvi da fare, lavorare tanto. Pesci, chi è di questo segno oggi riceverà una notizia gradevole che può essere attinente al lavoro oppure a una gratificazione lavorativa. Se avete una relazione col Toro oppure se avete una relazione con la Vergine, siate indulgenti e comprensivi, ve l'ho detto. Benissimo, ed ora termina qui il mio racconto astrologico della giornata, vi do appuntamento a domani, vi ricordo i numeri che vedete, sono quelli per coloro che vogliono venire in studio e prendere un appuntamento. Non mi resta che augurarvi buona fortuna, a domani.